Quando tu stavi in un mondo piatto, dove la guerra più o meno non c'era, era molto lontana, poteva andare, ma quando tu hai la guerra alle porte dell'Europa, hai avuto il Covid, beh, tu capisci che è una comunità che non ha più valori ordinatori, è una comunità che è destinata a crollare. Ed è una comunità dove tu hai, da un lato, la sinistra che è sempre moraleggiante senza mai dare una spiegazione su come fare le cose. No termovalorizzatori, dice Conte, perché inquinano, una palla, ma soprattutto non spiega come farlo alternativamente. Ma dall'altro, quello che è cambiato... I termovalorizzatori di cui abbiamo avuto il primo, su cui abbiamo avuto la prima polemica qui a Roma. Sì, ma è un'assurdità, signori. Tutte le città del mondo usano i termovalorizzatori. Ma noi, qual è l'alternativa? Nessuno lo dice. Io lo sono andato a vedere a Acerra. Se lei vede i livelli di emissioni di Acerra, intorno c'è una strada, le strade intorno hanno molto più emissioni del termovalorizzatore. Nessuno spiega, vede, questa è proprio è un'altra della patologia dell'assenza di doveri. Cioè noi non riconosciamo che per avere il gas devi fare i rigassificatori, che per non avere i rifiuti in strada devi fare il termovalorizzatore. Quello è il DNA dei 5 Stelle che Conte sta recuperando, passando dal leader un po' istituzionale, Presidente del Consiglio, a Di Battista con la pochette. Dall'altro lato però tu hai la destra dici normalmente doveva essere in tutto il mondo e si è prestata il presidio del valore morale e i doveri. È il contrario, da Trump in poi la destra ha subito un'involuzione per cui è liberi tutti. È interessante. Io quello che le posso garantire è che Azione andrà da sola a prendersi voti sul territorio, perché qui o noi fondiamo un'area politica della responsabilità, del pragmatismo e anche dei valori, oppure secondo me l'Italia non va da nessuna parte.